Ragazzi, questa è Piazza Galimberti, Cuneo, il centro di Cuneo. Oggi vi porto da Mimmo Rinaldo a Bombolina, alla periferia di Cuneo. Andiamo a vedere cosa ci mostra Mimmo Rinaldo. L'ho conosciuto, l'ho ritrovato in fiera a Vicoforte e mi ha detto di passarlo a trovare. Stamattina colgo l'occasione per andarlo a trovare. Questa è la pianura di Bombolina. Mimmo abita qua in mezzo alla meglia, al mais, guarda, ma sì. Qua i cavalli fuori, ora parcheggia, è già là che mi fa segno di parcheggiare qua. Voilà, eccoli qua. Vischè, neanche un giorno sono già arrivato a trovarti. Oggi devo prendermelo di riposo. Ti riposi con me? Per me. Ah, per quattro te. Giorni di fiera sono duri, eh? Tre giorni, fai tutti. Tutti, da giovedì sera. Sei un culo, e poi lì si fa festa, eh? Sì. Ciao, allora, lui è Mimmo Rinaldo. Adesso ciao, ragazzi. Chiudiamo un attimo, facciamo due parole, poi continuiamo. Bene. Due parole le abbiamo fatte. Presentaci un po' qua il fenomeno. Il fenomeno si chiama Pinocchio. Ciao, bello. Ha circa 8 anni e dorme con da 6 anni. L'ho salvato dal macello perché sarebbe andato al matatoio e ci siamo innamorati. E qua c'ha i cuscinetti, sì, per appoggiare la sella, eh? Sì, metto anche la coperta. No. Vieni, Pinocchio, vieni. Oh, mi guardi? Ciao. Eh? Allora, fammi un po' vedere cosa fai, Pinocchio. Pinocchio. Il fantasma. L'asino fantasma. E non si muove niente. No. Ma che roba. Scusami. È bravo Pinocchio che adesso mi porta a vedere la selleria. Ti aiuta anche a lavorare o no? Fa più birichino che lavoro, eh? Così poi mi fai vedere un po' dei tuoi articoli. Sì. Allora lo lasci lì, mi spieghi, sì, lo stesso. Da dove partiamo? Da dove vuoi. Allora, io riparo le selle e faccio qualche lavoro in cuoio, che sono
praticamente questi oggetti sono, possono essere guinzagli, guinzagli, collari per i cani, bisacce per le selle. Questo è per gli antilupo. Ce ne sono antilupo, sì, perché li do ai pastori, perché ormai siamo invasi dai lupi. Maria, che roba! Tra cui cani, eccetera. E poi questo, tutte queste cosette. Dai, portatelefoni, coltelli. Portatelefoni, foderi per coltelli, portamonete, i portacellulari da mettere alla cintura, borse per signore, braccialetti, sì, un po' di tutto, riparo le frangette. Lavoro tutto cuoio italiano e uso tutti i prodotti italiani. Ah, quella, le testiere là le fai anche te? Le testiere le faccio anche io. Sì. L'unica cosa che non faccio sono le selle, però le riparo. Quindi qua puoi anche farle personalizzate, personalizzate come vuoi. Su misura, come me lo credi, dello spessore di cuoio che vuoi, del colore che vuoi. E compagnia bella, una passione, sono un hobbista, è una grande passione che arriva dai cavalli, perché sono nato nei cavalli, vivo nei cavalli. Aspetta, fuma la foto del copertina ora. Leggevo qua, Pinocchio, l'asino che si crede un vero cavallo, bellissimo. Facciamo ancora vedere come si chiama questo cavallo. Grazie. Che razza è? Un bulgaro. E questo sarebbe in vendita, mi dicevi, Mimmo. Questo è in vendita. Non è un cavallo per bambini, non è un cavallo per principianti, bisogna essere dei cavalieri. Dei cavalieri, avere voglia, sapere un po', perché il cavallo è proprio buono, bravo, ma bravo, proprio bravo, molto intelligente, portato per fare tante belle cose. Che se uno ha voglia di insegnarli, il cavallo è bravino, non è da bambino, perché un bambino non bisogna farlo andare qua, è un bambino, bambini non bisogna metterli qua. Però se tu sai come arrivare qua, puoi arrivare, hai capito? Invece là è pezzato quello là. La pezzata è una femmina di 3 anni, adesso a novembre va a Brescia, va a fare la mamma. Probabilmente la copieremo con uno stallone arabo e un altro anno vedremo i risultati. Grande passione. Vuoi lasciare il numero di telefono che anche per le riparazioni? Sì. Qua sei alle porte di Cuneo, a Bumbulina. Il cellulare 351 96 97 934. Poi ci sei anche su Facebook, mi pare. Sono su Facebook come Mimmo Rinaldo. Chi vuole chiedermi l'amicizia, io metto sempre dei video, giochiamo tutto il giorno con i miei cavalli e, e via. Questo comunque è un gran cavallo, un buon cavallo, sì, un ma gran si cavallo. Vede, si vede subito. Sano, giovane, bravo. Non ce lo dai ai bambini, perché i bambini hanno le gambe corte. Allora, quanti anni hai te? Questo cavallo qui ha 2 anni. No, tu. Io ho 55. No, sei salito su come un bambino, come un ragazzino, che non sono capaci i ragazzini. C'ho lo spirito di un ragazzino, ma mi è solo più rimasto lo spirito. Va bene. Mi ha fatto piacere di averti incrociato a Vicoforte, così sono venuto a trovarti. Era un paio d'anni che non ci eravamo più visti. Ti ringrazio, adesso vado a fare qualcosa, mi riposo oggi. Oh sì, Caco, bravissimo. Ciao Mimmo. Ciao.